noi da 35, i 25, 20 anni con noi sono partner, non sono clienti. Particolare ringraziamento alla mia famiglia, mia moglie che è qui presente, perché senza di loro quella vita che facciamo non sarebbe stato possibile. Abbiamo diversi ospiti, tra l'altro non ha potuto venire il sindaco della città in quanto un modo impegnato, ma ci ha mandato, diciamo, il suo assessore al commercio, il signor Manuele Lopertido. Leggo perché sono emozionato, lo conosco, sono emozionato, quindi devo leggere. Ringrazio di essere venuto. È venuto, abbiamo due o tre sindaci, ho visto uno lo conosco molto bene perché è del mio paese, il signor Gianni Giugovac, sindaco di San Quirino, ho sentito che c'era il sindaco di Porcellino, ecco, quindi è stata una novità, vi ringrazio di essere venuto. Ringrazio della Gras Maros Andreas e l'architetto Thomas, che sono stati gli ideatori di questo showroom, sono stata gente fantastica, poi ne ha trovato delle ditte in Italia più fantastiche ancora che hanno fatto tutto il lavoro, hanno fatto un lavoro eccelso, tutti si aspettavano di trovare tanti mobili, invece abbiamo fatto una cosa completamente diversa, molto, molto tecnica, e ho visto che sono venuti, sì, tutti i clienti sono rimasti, clienti partner sono rimasti molto soddisfatti. Ripasso la parola al mio presidente della Gras Italia, il signor Marco Müller. Allora, buonasera. Come sapete io sono austriaco, adesso faccio il meglio possibile per farmi capire. Allora, gentili signore e signori, gentili ospiti, se mi guardo intorno vedo molti uomini e questo vorrei soprattutto salutare le signore. Stasera abbiamo anche avuto il piacere di vedere la signora Silvia Maestri, che è venuta, grazie tanto che lei è venuta. Vorrei anche ringraziare la mia famiglia Sandra che è venuta, grazie tanto. Allora, la maggior parte di voi sa che io mi chiamo Marco Müller e io ho iniziato 15 anni fa a lavorare nella ditta Alfit, produttrice di guide e rotelle. Forse adesso mi posso anche permettere di una piccola osservazione, forse questo vi piace, voi forse sapete che in Austria abbiamo adesso un buon bordello perché manca il presidente, abbiamo già avuto le preelezioni in Austria e poi le cose non andavano bene, ma voi chiaramente siete fortunati perché il presidente di Gras Italia c'è. Allora, per tornare ai primordi, 15 anni fa ho iniziato a lavorare da Alfit e i primi passi in Italia io li ho fatti assieme al signor Francesco Pomare. Grazie. Un anno dopo la mebla Lautenschläger fu acquisita dalla famiglia Wurt e siccome Alfit si muoveva già da tempo in quel mondo di ferramenta ed era anche un fornitore nello stesso settore, è stato creato il gruppo MEP-Alfit. Furono anni fantastici, ma straordinari e produttivi, e che mi portarono a pensare dopo un anno, veramente questo vero, che qui era una gabbia di matti in Italia. Avevamo il prodotto, i prezzi, la fame, e la fame veramente di essere scoperti. E anche un agente, Francesco Pagliai, che mi chiamava sabato e domenica. E certamente avevamo anche la voglia di crescere assieme. La cosa più faticosa era farsi conoscere, perché noi eravamo un gruppo MEP-Alfit sconosciuto, un underdog. La produzione di cassetti è stata successivamente spostata dalla Germania in Austria. E le ceniere sono rimaste in Germania. E questo lo abbiamo fatto con un obiettivo di creare un competence center di ceniere in Germania e un competence center di cassetti in Austria.
Solo un anno dopo i primi risultati erano già visibili, ma comunque Francesco Pagliai, il nostro agente di Melplalvi, continuava a chiamare anche di sabato e domenica, scoprendo adesso poi che esistevano anche le email. Succede sempre così, quando le cose cominciano ad andare bene, c'è sempre qualcosa che prima o poi va storto. In questo caso per il nostro diretto concorrente Grass, che iniziò a parlare con la famiglia Wurt e che finalmente fu acquisito dalla famiglia. Così i due grandi concorrenti, Melplalvi e Grass, hanno finalmente dovuto alzare la bandiera bianca. Hanno dovuto sedersi, hanno dovuto lavorare assieme e soprattutto superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla divisione dei mercati e del blocco psicologico. E questo è il momento in cui io ho conosciuto Giuseppe Paccaniella. Il suo soprannome è uguale al suo titolo, CEO, e forse qualche di voi sanno che in Veneto vuole dire qualcos'altro che non amministratore delegato. Da cane sciolto, allora? Per chi non lo sa, CEO in Veneto vuol dire bambino. Un uomo piccolo, no. Allora, da cane sciolto, qual era? Lo abbiamo allora addomesticato e finalmente il video agente esterno è diventato un uomo grasso. E Pino, io ti ringrazio perché ho imparato tanto da te e anche lavorare tante e fare tante ore straordinarie. Non pagate, sì. Questa fusione è stata veramente molto difficile e abbiamo impiegato 3 anni perché le cose funzionassero veramente. Siamo veramente rimasti sorpresi, soprattutto io, dal grande attaccamento che i clienti di Grass in Italia avevano. Questo per me era una sorpresa tremenda, veramente. Questo io non me lo aspettavo, veramente. E per questo posso dire che in realtà voi siete dei partner. E per questo io mi voglio scusare se io all'inizio ho usato il termine gentile ospite, perché io dovrei ringraziare perché voi siete partner di Grass. La fusione con Grass è quindi riuscita e grazie a voi è nata la necessità di creare un magazzino di servizio qui in Italia, con l'aiuto di Giuseppe Paccaniella e dei suoi collaboratori e soprattutto grazie a Tiziano Argentini. Dove sei, Tiziano? Va bene.